Allora, oggi con il guardavalle una bella vittoria di misura. Domenico Latino mi diceva di due calci di rigore, insomma, quasi netti, negati. Comunque c'era pure un guardavalle che è in crescita quest'oggi. Eh beh, certo, noi, per noi la partita oggi era difficile perché sapevamo che guardavalle, con gli acquisti che sta facendo, veniva qua a giocarsi la partita. La partita era difficile, noi non abbiamo sfruttato alcune palle gol ed è normale che poi un po' la partita si prende un po' di nervosismo. Il rigore c'era, non c'era, non fa parte della nostra, anche se ci poteva essere, sono episodi che l'arbitro può sbagliare e ci può anche stare. È ovvio, domenica scorsa Paola ha fatto il gol proprio con le mani e quindi non è giusto lamentarsi, l'errore ci può stare. Va bene, non alimentiamo ulteriori situazioni perché c'è stato anche bravo, una settimana. È giusto, perché c'è un lamentamento continuo, noi non ci lamentiamo perché è giusto che si può sbagliare e allora la normalità dell'errore. Come sbagliano i calciatori può anche sbagliare l'arbitro, è ovvio, sì, che se è un errore talmente palese ci può anche stare un po' di protesta, però rimane là. Abbiamo incontrato un guardavalle abbastanza tosto, deciso, e quindi ho ascoltato un po' il direttore Suracci che, sì, ha detto la verità. Hanno fatto una buona partita, io penso che con il gol davanti, se giocherà così, io penso che problemi di salvezza non ne avrà. Bene, quindi arriva anche la conferma da parte di Rosario Salerno. Oggi ristabilito un po' pure le distanze, no? Visto questo stop del Gallico Catone in casa dello Scalea, vi riportate a più 9, quindi una situazione di classifica sicuramente serena. Continua quel ritmo della stagione che vi consente, ecco, di andare avanti in modo sereno. Beh, certo, i risultati di oggi ci hanno dato anche una mano. Noi pensavamo effettivamente che la Teronovese facesse un risultato con la Vibonese e magari potevamo allungare anche da loro, però poi la squadra forte esce fuori. Quindi questo significa che ancora temete la Vibonese? Noi temiamo chi ha 9 punti e 10 punti, li dobbiamo temere per forza, Anto, perché sì, giustamente non possiamo mollare. E mollare basta una partita negativa, ti può creare alcune situazioni. Poi è stato un grande vantaggio oggi, noi che affrontiamo la partita di Cutro con un'altra mentalità. Sì. E Cutro che non è lo stesso, ha perso qualche pedina importante, che tra l'altro si è accasata all'Isola Capo Rizzuto. Ecco, questa è una squadra da tenere d'occhio a questo punto. Eh beh, certo, l'Isola sta facendo fatto, so che sta, non so se ha giocato Covelli, parliamo so proprio di Covelli, comunque è ufficiale Covelli all'Isola, ufficiale. Ora non sì, è ufficiale. E quindi non vabbè, c'era il dubbio se andava prima della partita oppure dopo la partita, quindi non so se ha giocato. Ha giocato, ora faccio mente locale, ha giocato quelli. Quindi, quindi l'Isola ha fatto un grande passo avanti con Covelli. Sì. E poi so che stanno trattando anche Porpora, un difensore abbastanza forte. E quindi diciamo che sarà un bel campionato ancora, Andò. Noi siamo tranquilli perché giustamente siamo a 9 punti e quindi possiamo stare più tranquilli degli altri. È sì, ovvio che gli altri devono vincere sempre e noi dobbiamo cadere. Questa deve essere la nostra forza, di mantenere il più alto possibile la tensione. E questo ci porterà a vincere partite. Anche sì, perché le partite difficili noi le avremo sicuramente con Biancaleone, con San Biasi, che sono partite che devono salvarsi, quindi verranno qua a Palmi per poter fare almeno portare un punticino, quindi noi dobbiamo essere bravi là con queste partite. Poi con gli scontri diretti sappiamo che sono scontri diretti e quindi possono uscire qualsiasi risultato. Sì, allora ufficiali Covelli e Petrellese, mentre lasciano Caterisano e Fortino in casa Isola Capo Rizzuto. Almeno queste le ultime notizie che abbiamo nella mail, ancora non le abbiamo pubblicate su Stadio Radio. Mentre a Vibo è ufficiale l'arrivo di Leta, ma questo già lei lo saprà. Invece in casa Palmese sappiamo di questa, chiaramente oramai, l'arrivo di Mandarano. Sembra che Mangiapane, quanto si è capito, lascerà. Vorremmo capire se è vero oppure no, è fondata questa cosa di un'eventuale partenza di Saturno.
No, assolutamente. No, vabbè, perfetto. No, ma il Giappone l'ha deciso lui, me l'ha detto, perché ha avuto una richiesta, poi la società gli ha fatto le proposte, sono state scelte loro tra il giocatore e la società, non da parte mia. Da parte mia, io, per me i giocatori non andrei via nessuno, però giustamente bisogna guardare anche il lato economico della società, capire il bilancio e capire tutte le situazioni dove bisogna andare a fare acquisti. Certo, due è andato via anche Musumeci, cioè ti comunico anche la... Sì, è andato a Torino. È andata a Torino, quindi noi dobbiamo andare ad incalzare un centrocampista, perché abbiamo perso un ruolo importante lì in mezzo, perché se si fa male o qualche influenza o qualche infortunio o qualche scolifica cordiano, pesci bene. Come mai la partenza di Musumeci? Il ragazzo ha detto che aveva poco spazio, giustamente aveva la possibilità di giocare a Terranova, e quindi giustamente poi la scelta è questa. A me servirà tanto anche per il prossimo anno, che i giocatori che verranno da me devono venire per accettare il progetto per tutto l'anno. Sì. Devo decidere io se li devo mandare via oppure no. Questo è un discorso è da fare. Sì, sì, sì.